State per acquistare il vostro primo camper, nuovo usato che sia, non importa. Avete stanziato un budget, ma attenzione! Occhio al budget, ci sono delle spese da includere. E noi abbiamo fatto per voi il conto della serva. Abbiamo già parlato di ciò che serve quando si acquista un camper, quindi tutto il corredo iniziale e anche insomma di ciò che serve per fare il primo viaggio, insomma. Però non sì, abbiamo cercato di distinguere quello che erano spese indispensabili da fare subito, quelle che potevano essere rimandate, sì. Però ci siamo focalizzati sugli oggetti. Sì, non abbiamo mai fatto un vero e proprio conto economico ed è qui che ci vogliamo soffermare questa volta. Anche perché spesso viene fuori questa cosa, ossia ho un budget, mettiamo un camper usato, ho 30.000 euro di budget, se io oggi ho 30.000 euro di budget e ne spendo 30 per il camper, probabilmente neanche lo porto a casa. Eh no, perché ci sono altre cose da tenere in considerazione. È questo che vogliamo fare oggi, no? Le abbiamo conteggiate tutte. Esatto. Ovviamente facendo una stima, a spanne, insomma. Indicativa, prendetela per quello che è, ma vi dà a carattere generale un po' una stima. È un ordine di grandezza da tenere in considerazione in modo tale che voi, se avete un budget, dovete togliere questa cifra da questo budget totale. O perlomeno includerlo nel budget, destinare parte del budget per questi costi che sono da fare assolutamente. Che servono per partire, altrimenti ci avete il camper ma poi lo potete usare. Ragazzi, che facciamo? Allora, noi abbiamo fatto una lista per cui ogni tanto ci vedrete abbassare lo sguardo per buttare un occhio perché ci sono numeri, cose. Sì. Capiteci, non ci abbiamo tutto a mente anche perché... abbiamo la cartelletta come presentatori. Arrivata una certa, sai com'è. Però una cosa potete fare prima che noi andiamo avanti... Iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche, così ogni giovedì alle 18.30 vi verremo a bussare per un nuovo video. Iniziamo. Partiamo da quella che è imprescindibile, ma sono tutte imprescindibili. Questa poi, insomma, l'assicurazione, ragazzi. E questo vale per tutti. Il camper, per poterlo muovere, riportare a casa vostra, che sia nuovo dal concessionario, che sia usato dal concessionario, rivenditore o dal privato. Come la metti, l'assicurazione serve. E quindi partiamo da questa. Allora, parlare di costi di assicurazione, l'abbiamo commentato più volte nella community. La community? Eccola qua. Questa è la nostra community su Telegram, che si chiama Community di 5 in Camper, e se non ne fate parte, molto male, ma fate sempre in tempo a rimediare. Sì. C'è il link qui sotto in descrizione, nel primo commento, per accedere alla community. Sì. Tanto spesso si sente parlare, io spendo X, tu quanto spendi? È una domanda che... È un paragone che non si può fare, perché un conto costa, per esempio, a Palermo, un conto costa a Milano. Conta la città, conta il sesso, conta l'età del conduttore, contano tanti. Le variabili sono tantissime. Diciamo che anche conta quello che voi includete nella garanzia dell'assicurazione. RC Auto, nulla cruda, piuttosto che agenti, tutto quello che ci si può mettere. Oh. Tra l'altro, Focus Assicurazione, abbiamo fatto un video che rimetteremo qui nelle schede in descrizione. Abbiamo convocato Michele, che salutiamo, sì, esperto nel mondo dell'assicurazione, che ha dato il suo contributo dando tutte le indicazioni giuste. Noi abbiamo dritto storto stimato 600-700 euro. Mettetecelo, okay, in conto. Significa che se fare solo l'RC Auto potrebbe costare di meno, che se l'arricchite di garanzie potrebbe costare superare anche 1.000. Però diciamo, questa è una media. 600-700 euro partono subito su l'unghia, tutte nel momento in cui comprate il camper. Consideratecele. Andiamo avanti. Bombole del gas. Quasi tutti i camper ne montano due e quindi... Il consiglio di averne due, soprattutto, sì, visto che stiamo andando l'anno di fronte alla stagione invernale. Esatto. Attenzione, per chi fosse novellino in questo ambito, cosa che noi stessi abbiamo scoperto, esatto, nel momento in cui abbiamo preso il camper, le bombole non si comprano. Le bombole si fa il vuoto per pieno, per cui neanche vengono ricaricate quelle che uno ha in mano. Si lascia la bombola vuota e se ne prende un'altra piena. Per questo però va lasciato un deposito cauzionale
delle bombole. Pertanto, cosa succede? Che voi, quando le prendete la prima volta, pagate il contenuto, il pieno di gas di due bombole, più due depositi cauzionali. Esatto. Per cui mediamente stiamo a 25-30 euro l'una per quanto riguarda la ricarica. E per quanto riguarda invece il deposito cauzionale, sono 50 euro circa per vetroresina e la metà per quella d'acciaio. Per cui si oscilla, conta la mano, tra i 100 e i 150 euro nel primo caso l'acciaio e nel secondo caso la vetroresina. Ecco. Per cui su l'unghia dai 100 ai 150 euro per montare le bombole sul gas, perché è inverno, perché vi dovete scaldare, perché dovete usare il frigo quando non c'è l'energia elettrica. E queste servono subito e già siamo quasi a 1000 euro. Andiamo avanti. E siamo solo al secondo punto. A questo punto veniamo ai prodotti per la pulizia degli interni. Quindi ricordiamoci che non si possono utilizzare i prodotti che si utilizzano solitamente per casa, perché sulle plastiche fate un danno grosso, quindi... E non azzardate a toccare le finestre. Ah, tanto è vetro! No! No! È policarbonato. No. Non utilizzare i prodotti per i vetri, perché contengono alcol, ammoniaca, tutte cose che li danneggiano altamente. Non lo fate! Ma questo è un altro discorso, ci sono già video nostri che rimetteremo in descrizione e nelle schede per andarvi a rivedere, ma per dei prodotti specifici, trattamento delle acque chiare, trattamento acque grigie, disgregante per il WC, chimico, perché vi serve il disgregante, insomma, solo sì, per perché partire, sennò ricordatevelo, poi buttate cose intere che avete fatto e non è bello, ve le rivedete in e le risentite anche i profumi, quindi non ve lo consigliamo, poi non entrano nelle griglie, una serie di cose, è una brutta scena, lasciate, non siate curiosi, non siate curiosi di come fidatevi, usate il disgregante, esistono questi prodotti, utilizzateli, se esistono ci sarà un perché, ecco. Insomma, dunque, per tutto questo tipo di prodotti, centinaio di euro, metteteceli in conto. Andiamo nel gavone. A questo punto ci serviranno sicuramente un cavo con la spina CEE con certificazione IP66. Per cui, cavo elettrico, sì. Per cui se avete la prolunga a casa con la spina domestica, non andate in ferramenta a comprare l'adattatore dalla spina italiana o sciuco che sia ACE, perché quello non è P66, perché se l'ho attaccata al camper e sulla colonnina all'esterno, l'adattatore con la presa normale non va bene. Quello va bene, e lo utilizzo anche io, quando è chiuso nel garage di casa, al chiuso, perché lì c'è una prolunga, c'è l'attacco al volo con l'adattatore. All'aperto non va bene. No, vi dovete comprare in cavo fatto bene. Poi che ci... è consigliabile avercelo un cavo da 2,5 mm di spessore, va da sé. E poi ovviamente ci servono i cunei per mettere il livellare il camper, perché se non... particolarmente in pendenza dormite con i piedi per l'aria, non ci si sta, manco uno fosse svenuto. No, assolutamente non ci si sta. E poi il tubo dell'acqua con vari adattatori. Succede che trovate nella resosta campeggi un tubo di gomma lì vicino, non usatelo, usatelo per la cassetta, per sciacquare, usate sempre il vostro. Dentro al bocchettone del vostro camper deve entrare sempre solo il vostro tubo. Non promiscuitare. Non potete sapere che cosa c'è stato fatto con quel tubo, magari c'è stata sciacquata la cassetta del water di qualcun altro. Quindi voi quell'acqua ci dovete lasciare fare le pentole, fate voi, insomma, ecco. Ecco, non è che poi la scena tipo, no, Carlo Verdone con Magda all'autogrill, vai, in bocca al vibrione, vai. No. Ecco, ognuno alle scherica coli, no. Ognuno faccia quel che vuole, però, insomma, che si sappia, ecco. E quello che c'è al quinto punto di questa lista della spesa... c'è un qualcosa che sicuramente, come abbiamo detto già nei video che servono, no, della roba che serve per partire subito, probabilmente non è così urgente, ma ragazzi, prima o poi ce lo dovete mettere in conto, e se uno stanzia un budget è bene metterci tutto dentro a quel calderone, e di questo stiamo parlando, dell'arredamento d'esterno in toto. Esatto, quindi consideriamo una media di 4 sedie di base. Poi magari siete in 3 o 5 come nel nostro caso. Pensiamo 4 sedie, tavolo e una stuoia, e quindi siamo già a una bella cifra di circa 600 euro, via, poi grosso modo. Ora
Sempre vale il solito discorso, non è una cifra giusta quella che No. diciamo noi, è semplicemente una media Sì. tra prezzo più basso e prezzo più alto di quello che vediamo. Tra Esatto. l'altro, questa è una libera scelta perché noi cerchiamo di fare del nostro meglio Assolutamente. attraverso il nostro canale Telegram e le offerte, di cui vedete qui un'anteprima, il canale Telegram che si chiama Offerte per Camperiste, dove ogni giorno segnaliamo ciò che riteniamo utile per la vita in camper e ci sono tavoli, sedie e stuoie un po' da tutti i prezzi. Eh sì. Noi segnaliamo quell'oggetto quando quell'oggetto è in offerta. Esatto. Poi abbiamo segnalato delle sedie sdraio a 39,90, Sì. ne abbiamo selezionate alcune a 150 euro. Sì. Una è peggio dell'altra? No, una risponde a delle esigenze di un pubblico, un'altra alle esigenze di un altro Esatto. pubblico. E stesso discorso vale sia per le stuoie che per i tavoli. Ci sono tavoli da pochi euro e tavoli per le esigenze diverse. Esatto. Non esiste un tavolo giusto, non esiste un importo giusto da spendere. Questa discrezione è vostra. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare nel nostro meglio per farvi risparmiare in base a quello che volete voi, però E la media è questa. la media, stringendo in soldoni, che dritto storto, mediamente, per quattro tavoli, una sedia, Quattro tavoli. per quattro sedie, un tavolo e una stuoia. Poi diceva, la stuoia non la prendo, anziché la sdraio voglio la sedia, eh? Certo, Va bene. però diciamo che Grosso modo considerate sta circa cifra. 600 euro. Passiamo a questo punto a zona notte e cucina, quindi possiamo pensare anche che per quanto riguarda i letti uno può riutilizzare le lenzuola della che c'ha già a casa e va bene, lì non spende niente. Però si può utilizzare anche soluzione sacchiapelo o dei prontoletto. Quindi possiamo pensare che per questa zona la cifra da spendere è intorno ai 250 euro. Sempre per il discorso che facevamo prima, per mediamente quattro persone, che possono essere poi matrimoniali due singoli o due matrimoniali, poco cambia, insomma, ma E quando avete questa comprato tutto, è una media perché appunto ci sono prodotti di vario tipo. poi ci sono dei saccapelo da 20 euro l'uno, dice io uso questo, va bene, ma comunque in copriletto ci devi mettere qualcosa per coprire il materasso, no, il coprimaterasso. E il cuscino e la federa, comunque sia, qualche soldino esce comunque, però Esatto. generalmente questa è un po' la cifra. Anche Esatto. questa è la media. Questi 250 euro sono troppi per i sacco a pelo, troppo pochi forse per il Eh prontoletto. sì. Sì. Diciamo che è una media, sempre per il discorso che facevamo prima. Ma andiamo invece sul reparto cucina. E in cucina qua dobbiamo considerarci le popot, quindi insomma, pentole di varie misure, piatti, Melamina, posate, sì, posate, mestoli, tagliere, insomma, tutto quello che può servire appunto per scolapiatti cucinare. È collassabili. una serie di cose. Quindi qui dobbiamo spendere all'incirca, grosso modo, 200 euro. E a questo punto è necessario fare una distinzione, è proprio dovuta, cioè se si tratta di un camper usato o se si tratta di un camper nuovo. Le esigenze cambiano, questo perché se si tratta di un camper usato bisogna prendere in considerazione il discorso della igienizzazione Il e lavaggio. lavaggio, insomma, di tutto ciò che riguarda l'interno, le tappezzerie, è poco da fare, insomma, bisogna lavare i materassi, tutto ciò che riguarda quelle tappezzerie che sono, non sono amovibili, insomma, che rimangono lì O fissate e comunque quindi. sia, i materassi comunque sia si possono spostare, però insomma, Però non è che li noi lavate dentro la l'abbiamo, nel nostro caso lavatrice. specifico, abbiamo portato dal tappezziere presso una tappezzeria che si occupa di automobili. Per Esatto. capirci, abituata a rifare e lavare le tappezzerie delle auto, e in questo caso ci ha lavato tutti i materassi, tutti i cuscini, le dinette, tutto quanto era asportabile dal camper, Sì. di tessuto ce l'ha lavato, le tende le abbiamo lavate e poi successivamente abbiamo lavato noi con un sistema un po' rimediato perché non avevamo altro all'epoca, tutti i tessuti non rimovibili, per cui parliamo del rivestimento che è Sì. verticalmente posto sulle dinette, piuttosto che invece ne abbiamo uno vicino alla porta del bagno dove c'è tipo Sì, appendiabiti, ma per le c'è giacche, il il cielo cielo. della mansarda, insomma. Insomma, ci sono tutte quelle parti che,
solitamente non si possono lavare bene. E quindi successivamente è stato anche igienizzato, per cui anche questo è un costo, che stimiamo circa... 250 euro, ma insomma c'è da considerarcelo bene. Se invece il camper è nuovo, ovviamente non dovete igienizzarlo, perché è già tutto pulito, lindo, stirato e tutto quanto, ma è molto probabile, anzi è sicuro, che il camper non ha né il tendalino né il portabici, cosa che è molto probabile abbia il camper usato. Esatto. Potrebbe succedere che venga proposto un pacchetto d'acquisto dove c'è batteria, pannello solare, kit retromarcia, un po' di accessori, e potrebbe essere previsto ad un prezzo appunto all'inclusive, diciamo, anche il tendalino, addirittura anche il portabici sul camper nuovo. Ma qualora questo non ci sia, diciamo che mediamente per un tendalino montato si spendono un migliaio di euro e circa 500, e siamo stati anche forse anche un po' stretti, almeno 500 per un portabici sempre montato, insomma l'acquisto costa un po' di meno. Per cui anche di qui sul nuovo sono 1500 euro in più da mettere in conto per questi due accessori, per cui attenzione al budget. Ed eccoci al fatidico punto. Ora, fermo restando che qualcuno di voi potrebbe dire che tutta questa roba potrebbe non servire nell'immediato e magari comprarsela un po' per volta, dico sì, ma probabilmente tutto quello che abbiamo elencato, qualcosa che potrebbe essere stagionale, tipo la doppia bombola per periodo invernale, piuttosto che l'arredamento esterno per l'estate, nel giro di un anno solare tutta questa roba vi serve. Per cui secondo me questo margine dovete prevederlo, perché se voi mettete quel budget e poi state impiccate che a malapena avete i soldi per il gasolio, perché avete le spese ordinarie della vita ordinaria, probabilmente poi farete fatica nel corso dell'anno a uscire, ad inserire, perché quando vi trovate a dover partire l'estate, a fare le vacanze, stare via due settimane, mettere il gasolio, pagare le strutture, quello e quell'altro, e metterci anche 600 euro di arredamento esterno, magari vi trovate in difficoltà, per cui prevederlo prima. Esatto. Per cui, in soldoni, diciamo il conto della serva, esatto, a quanto ammonta. Quindi per il camper usato possiamo dire di tenere bene a mente questi soldi sul budget, cioè circa 2300 euro. Questa è stata anche, arrotondando anche per eccesso, quando c'era una forchetta, come dicevamo, bombole 100-150 euro, abbiamo preso la cifra più alta, esatto, proprio per avere margine, insomma. Stessa cosa per quanto riguarda il camper nuovo, siamo su 3550 euro. Per cui anche di qui ovviamente quelle forchette dovute, perché abbiamo preso sempre i valori massimi, però è una cifra che dovete tenere a mente. Sono cifre piuttosto reali, insomma. Pertanto, tornando all'esempio di prima, se io ho stanziato 30.000 euro per acquisto del mio primo camper usato, potrebbe essere più saggio sfermarsi nella mia scelta ad uno che costa 28, in modo tale da prevedere tutto quello che avevamo detto in questa lista e essere pronti, operativi, e pensare tra qui e il primo anno di vita sicuramente esclusivamente al viaggio. Tutto l'investimento che aveva fatto è solo sul viaggio, non più sulla dotazione, sull'attrezzatura, accessori, eccetera, perché almeno siete tranquilli e non state impiccati, insomma, a pensare di dover rinunciare, questo weekend non esco perché devo comprare le bombe. Anche perché ci avreste tantissima voglia di uscire, averci il camper fermo e non poterlo usare è veramente un gran peccato. Insomma, fateci sapere qui sotto nei commenti se condividete questo punto di vista, se anche voi avete fatto questa stima di costi che è più o meno veritiera a quello che avete in mente voi, o se magari avete anche un'idea diversa dalla nostra. Quello che è espresso in modo propositivo ed educato qui sotto è sempre il ben accetto. E per il resto poi tanto noi ci vediamo quando e dove, Valeria? Sempre qui nel prossimo episodio su... 5 in camper! 5 in camper! 5 in camper! 5 in camper! 5 in camper!
5 in camper! 5 in camper! 5